Buon inizio pomeriggio a tutti i telespettatori di Classy RDC e bentornati a Market Driver, il programma che cerca di definire quali sono i driver che muovono il mercato. Io rinnovo l'augurio a tutti i lavoratori italiani e non solo per questa giornata di festa del lavoro, e ringrazio e saluto il nostro amico Carlo Alberto De Casa, che già vedo in collegamento dalla sala operativa di Londra. Per voi non è festa, Carlo Alberto, dunque niente auguri per te. Grazie. No, siamo regolarmente in ufficio anche oggi, anche se in Italia è festa, quindi mi unisco ai suoi auguri verso tutti i lavoratori per la festività del 1° maggio. Senti, allora innanzitutto grazie mille per essere qui con noi in questa giornata di festa, e parliamo un pochino, penso, del titolo con cui oramai abbiamo aperto praticamente quasi tutte le nostre edizioni dei programmi, che è la BCE e l'ipotesi di taglio dei tassi di interesse che si fa sempre più vicina, domani insomma. Ormai il countdown sta arrivando alla conclusione, quindi questa data molto attesa del 2 maggio è ormai prossima. Si tratta un po' di vedere se le aspettative dei mercati e degli operatori per questo taglio di interesse da parte di Draghi saranno rispettate, se avremo l'ennesima sorpresa. Quindi se i mercati hanno già in buona parte scontato questa aspettativa. Sarà divertente vedere, o meglio, sarà divertente ascoltare la conferenza stampa di Draghi poi a margine della decisione sui tassi di sul taglio dei tassi, per vedere insomma cosa succederà poi prossima volta, perché insomma si fanno anche qui più insistenti ogni giorno le voci su una possibile politica monetaria accomodante, anche se non si capisce molto bene come Draghi farà. C'è da dire che la fantasia di certo al nostro governatore non gli manca, abbiamo visto con le operazioni di LTRO, Long Term Refinancial Operation, oppure l'OMT, e dunque magari tirerà fuori dal cappello un altro modo per allentare la politica monetaria in Europa, non so. Tu cosa ne pensi, Carlo Alberto? Condivido la tua analisi, non certo non manca la fantasia, inoltre penso che appunto oltre a quello che realmente verrà detto saranno dagli squadri agli atteggiamenti a come si atteggerà per cercare di capire appunto anche quella che sarà la politica nei prossimi mesi, come dicevi tu, quindi non soltanto le parole dette ma anche le parole non dette, perché poi questi discorsi vengono sventrati nei minimi dettagli, vengono letti, ascoltati e riascoltati, quindi come ben sai quando uno riveste un determinato ruolo deve pesare ogni singola parola ed ogni singolo sguardo. Io mi ricordo molto bene le conferenze stampa di Trichet, insomma ecumenico mi sembra dire poco nelle sue conferenze stampa. Sì, ma senz'altro questo è un esempio che calza, ma se ricordi l'estate scorsa, anche parlando dello stesso Draghi, quando si aveva detto siamo pronti a qualunque cosa per salvare l'euro, poi dopo ha detto a qualunque cosa per salvare l'euro, ma fra qualche settimana i mercati erano precipitati, quindi basta una minima parola, basta un'aspettativa non rispettata, basta, se ricordi la volta in cui ha detto sono tutti d'accordo tranne uno, ovviamente si riferiva alla Germania, basta poco per far muovere i mercati. Credo che avremo momenti con volatilità maggiore e tutti gli operatori con gli occhi davanti ai monitor ad ascoltare le parole dei Draghi. Senti, un consiglio magari operativo per i nostri telespettatori durante quella mezz'oretta, quei tre quarti d'ora fondamentali, cosa consigli di fare? Ma solitamente sono i momenti più festosi o di panico, quindi chi vuole evitare il rischio ovviamente il consiglio è quello di rimanere liquido, quantomeno non rimanere flat, o quantomeno non esposti in maniera esagerata, perché poi è anche in questi momenti che si vanno a prendere i trade out o si va a sbagliare la posizione. Certamente bisognerà cercare di capire parola per parola ed evitare di dimenticarsi delle posizioni aperte da oggi a domani, per poi magari trovarsi una brutta sorpresa importante. Una brutta sorpresa, quindi di monitorare con attenzione, è un consiglio scontato, però credo sia sempre valido di monitorare con attenzione ogni singola operazione aperta. Senti, allora, visto che nel nostro programma noi parliamo spesso e volentieri di quelle cose che insomma teoricamente dovrebbero muovere i mercati, diciamo che le cose che più ci aspettiamo, però in realtà ogni tanto diamo un'occhiatina anche alle cose che nessuno guarda. Nel particolare mi riferisco a un rapporto, o meglio una polemica, tra la Francia e la Germania.
Non so sì, se sì. Ne sei al corrente? Ma in realtà ho letto le notizie di ieri, ho letto che l'Handelsblatt, che è un po' il quotidiano di riferimento tedesco per quanto riguarda l'economia, ha pubblicato un rapporto che doveva essere un rapporto riservato del governo, quindi è andato a pubblicare questo rapporto nel quale venivano delineati alcuni punti chiave che vedevano la Francia come un paese malato, come uno dei prossimi paesi, appunto, diciamo che di fondo, leggendo questo rapporto, uno poteva chiudere, poteva terminare la lettura con l'idea di una Francia più vicina alla Spagna e all'Italia piuttosto che alla Germania. Nel dettaglio, mi sono segnato alcune parole mentre lo leggevo, i termini chiave che avevo visto erano la perdita di competitività, il costo del lavoro crescente, una disoccupazione crescente e problematiche legate al debito. Quindi questi erano i problemi che dalla sponda tedesca venivano rifacciati alla Francia. Se andiamo a vedere, abbiamo un PIL francese che comunque in decremento, comunque in discesa, e i salari non crescono più, cresce il costo del lavoro, ma non crescono i salari. Quindi questo può essere un po' l'analisi di quello che è questo momento per la Francia piuttosto grigio. Ma senti, ma secondo te ci sarà qualche problemino in Francia oppure riusciranno a sfangarla, usiamo pure questo termine brutto? Ma capisci che problemino in Francia, anche se si trattasse solo di problemino, anche se già penso ci siano, ma non è una cosa così da poco, perché non stiamo più parlando di Cipro o della Grecia, ma stiamo parlando di quella che è la seconda economia europea. Quindi anche un problemino bisognerebbe vedere come fronteggiarlo e cercare di vedere quelle che sarebbero le possibili misure, sempre ammesso non con il senso che ci siano, e quelli che sarebbero gli sviluppi. Senti, ma da quello che sapevamo noi, la possibilità anche di uno sforamento della famosa soglia del 3% è fattibile per la Francia? E mi toglie le parole di bocca, perché penso che appunto questo rapporto tedesco, mentre il governo va abbastanza prudente a parlare, il governo tedesco cerca di essere prudente per tenere i buoni rapporti con l'importante, esattamente, l'importante partner a livello commerciale. Per quanto riguarda la stampa tedesca, non ha questa necessità di essere political correct, che hanno invece i politici, quindi può andare a bastonare un po' di più e a mettere in luce quello che i francesi non vogliono far saltare fuori o comunque tendono a mascherare, perché come tu ben sai, una notizia che passa sui mercati o comunque che va a essere vista, che va a essere divulgata in una maniera sbagliata, può portare determinate conseguenze sui mercati. Quindi i francesi penso stiano attenti da parte loro a non mettere in circolazione notizie poco gradite, dall'altra parte il governo tedesco non va a stuzzicare il can che dorme, ma i giornali tedeschi non hanno questi problemi e oggi non si sono fatti, anzi abbiamo visto che non ci sono stati grandi remore nel pubblicare questo rapporto. Ma senti, ma alla luce del fatto, cioè nel senso, vorrei chiederti molto schiettamente, secondo te è una velina del governo tedesco che ha lanciato la cosa un po' per vedere un po' come si muovono le acque, oppure è tutta farina del sacco di Handelsblatt? Ma mi chiedi un po' una domanda da palla di vetro, però come sai solitamente quando ci sono queste news spesso sono propenso a credere che ci sia stata questa soffiata di vento, la velina come la chiami tu, piuttosto preinaugurante, che ha portato il documento sui tavoli della redazione del quotidiano tedesco. Quindi se io abbia letto questa news, penso che, come dici tu, può esserci sempre rimbucata da parte di qualcuno che aveva piacere che ciò avvenisse. Senti, poi tra l'altro, non so se anche a te è arrivata all'orecchio, però da quello che sappiamo noi c'è una piccola agenzia di rating che non fa parte delle tre sorelle, così. Che comunque, ora mi sfugge il nome, però sappiamo già che, insomma, ha già tagliato anche la tripla A alla Germania.
non è che magari i tedeschi stanno cercando di buttare i francesi nel fosso perché poi arriveranno anche loro? Ma sono tutte supposizioni, lo so, però. Sì, sì, no, stiamo facendo fanta politica o fanta mercati oggi, però quello che dici tu è senz'altro vero, magari farti buttare il nemico nel posto perché poi abbiamo anche noi. D'altro canto, oltre a questo possiamo leggerla con un'altra chiave di lettura, cioè col fatto che i codici dell'estate scorsa nessuno si curava della sterlina che andava verso grandi record, siamo arrivati al 77. Non che l'economia inglese stesse brillando particolarmente o necessariamente si dovesse arrivare a 1,73 contro il dollaro, ma i mercati parevano un po' distratti, non curavano i problemi per quanto riguarda la sterlina. Quindi perché non vederla come una Germania che dice noi curiamoci dei problemi altrui in modo che ci si dimentichi dei nostri? Assolutamente, più o meno siamo in linea con il ragionamento che facevo io. Va bene, senti, caro Alberto, non so se hai la possibilità di restare con noi, perché vorrei affrontare con te un altro paio di argomenti. Perfetto, allora ci vediamo dopo la pausa pubblicitaria.